Sono Giulia Martinengo, sono un'amazzone italiana, faccio parte del gruppo sportivo dell'aeronautica militare. I cavalli sono la mia passione da tutta la vita. Sono nata in mezzo ai cavalli, si può dire, grazie al fatto che i miei genitori erano appassionati e avevano una scuderia. La grande passione per i cavalli è poi diventata la mia attività a tempo pieno, insieme a mio marito Stefano Cesaretto. Credo che l'essere competitivi sia qualcosa che sgorga dal fatto di voler dimostrare sul campo di aver fatto un buon lavoro e di avere un bel affiatamento con il proprio cavallo. Chiunque si cimenti nell'agonismo alla fine ha uno spirito competitivo. Credo che per lavorare nell'ambiente dell'equitazione sia fondamentale avere un'enorme passione, ma non per essere banali, ma per avere la capacità di andare avanti anche quando qualcosa, diciamo, va storto. È la grande passione che ti permette di superare i momenti difficili ed è la grande passione che ti permette di migliorare ogni giorno e da tutte le esperienze che facciamo in gara e a casa. Ho sempre pensato che è certamente uno sport individuale, ma è vero per quel minuto e mezzo, diciamo, della gara e della competizione. La verità è che il grande risultato arriva quando c'è un grande team alle spalle di un cavaliere. Un cavaliere forte è semplicemente espressione di un team ancora più forte. Non c'è risultato ad alto livello che arrivi senza aver un affiatamento completo con il proprio cavallo. E questo 2020, da un lato mi basterebbe che riconfermasse le gioie e i risultati del 2019, dall'altra mi aspetto che sia ricco di emozioni. Un gruppo di cavalli di 8 anni, che vuol dire semi-giovani, molto molto interessante, promettente. E poi c'è lui, c'è Princi, c'è Ador, e quindi credo di avere un gruppo veramente interessante di cavalli per avere una bella stagione agonistica. È vergognoso.